Abbiamo in collegamento Sandro Gozi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli affari europei. Come tutti sapete, è iscritto al Partito Radicale. Buonasera, sottosegretario, Buonasera a voi. grazie per essere con noi. Ancora commentiamo appunto a caldo il discorso del Presidente della Repubblica, Mattarella. Le chiedo appunto un primo giudizio. Il primo giudizio di fiducia nella capacità dell'Italia di uscire anche dagli aspetti più negativi del presente, di affrontare il futuro con fiducia, mettendo il lavoro e mettendo gli ultimi, a partire da coloro anche che sono stati colpiti dal terremoto, da altre catastrofi come priorità nelle nostre preoccupazioni. Io credo che sia stato un messaggio molto, molto utile e soprattutto positivo, e credo che con tutta la negatività che c'è in giro per il nostro paese, ricordare che l'Italia non è solo un paese di rancore, ma un paese di solidarietà e di diritti, anche se c'è molto da lavorare, sia stato un messaggio importante. Tra le cose che abbiamo fatto in Europa dal 2014 e che ha portato la Commissione europea giustamente a aprire finalmente un processo politico contro la Polonia è stato il tema dello Stato di diritto, i diritti fondamentali, perché festeggiare e ricordare i 70 anni della Costituzione, ma ricordare anche la classe del 1899, come il Presidente della Repubblica ha fatto, vuol dire parlare di Europa e vuol dire anche parlare del lavoro che abbiamo fatto per portare l'Unione Europea a cominciare a assumersi le sue responsabilità nei confronti di paesi che violano lo Stato di diritto. Noi non siamo limitati in questi anni, basandoci sui valori della nostra Costituzione repubblicana, a denunciare i rischi che la Polonia e l'Ungheria fanno correre all'Unione Europea. Abbiamo lavorato. Abbiamo fatto in modo che la Commissione europea aprisse una procedura in base all'articolo 7 che potrebbe portare addirittura alla sospensione del diritto di voto di Polonia e Ungheria. Abbiamo sempre denunciato la violazione degli obblighi di solidarietà, quella solidarietà di cui parlava Mattarella facendo riferimento ai punti di forza del popolo italiano che ci sono. Non è vero che siamo diventati tutti un popolo di egoisti, e Mattarella, il Presidente, lo ha ricordato molto bene questa sera, per quella solidarietà. Noi abbiamo lavorato per rimettere al centro delle politiche europee, ma non lo devo dire a Radio Radicale, perché voi alla radio di queste cose avete sempre parlato. Dato che siamo sempre oggetto di critiche, magari invece, se posso permettere, una critica a tanti media italiani che magari di Stato di diritto, di libertà, diritti fondamentali, delle cose di cui abbiamo discusso con voi in questi anni a Radio Radicale, che abbiamo fatto come governo italiano, magari un po' meno di polemica, un po' meno di retroscena e un po' più di temi veri, e poi dividendoci su quanto abbiamo fatto, come abbiamo fatto, l'abbiamo fatto bene, l'abbiamo fatto male, ma insomma il tema dei diritti l'abbiamo messo al centro, sia dell'azione interna che dell'azione europea. E il fatto che il Presidente Mattarella abbia detto affrontiamo il futuro con più fiducia, non lasciamoci imprigionare dal presente e soprattutto non cediamo alla nostalgia di un bel passato che non fu mai, ma che alcuni vogliono proporre come soluzione ai nostri problemi, il passato del nazionalismo, il passato delle frontiere nazionali. Ecco, credo che questi siano dei messaggi su cui dobbiamo lavorare insieme a coloro che hanno buona volontà, che siano in politica, che siano nei media e che siano anche coloro che si candidano di nuovo a entrare in Parlamento, a governare il Paese. Noi non faremo parte di chi la del, non parteciperemo al concorso su chi la spara più grossa, concorso che è iniziato, che tante forze politiche stanno alimentando. Noi non lo faremo. Sappiamo benissimo che delle elezioni non si possono vincere sui bilanci e sui risultati, però dai bilanci e dai risultati cercheremo di portare avanti i nostri valori. E l'azione anche nelle carceri che Turco giustamente ricordava, visto il grandissimo impegno suo e del Partito Radicale, che siamo riusciti alla fine della legislatura a portare avanti, credo che sia un altro esempio delle cose che siamo riusciti a fare e delle cose su cui dobbiamo continuare a lavorare
a lavorare con molta determinazione. Sottosegretario, le faccio un'ultima domanda. Oggi c'è stato anche un altro importante discorso, a parte quello del presidente di cui parlavamo, presidente italiano, il primo, di Macron in Francia. Le trasformazioni profonde proseguiranno con la stessa forza nel 2018, ha affermato il presidente francese, come vi dicevo, il primo discorso trasmesso in diretta dall'Eliseo. Il 2017 è stato l'anno della scelta in cui mi avete attribuito la vostra fiducia, mi avete anche trasmesso la vostra impazienza, le vostre speranze. Dal maggio scorso mi sono impegnato a fare ciò per cui mi ero impegnato nella campagna elettorale. Le riforme, come quelle avviate nella scuola, nel lavoro, nella lotta ai cambiamenti climatici, proseguiranno con la stessa intensità nel 2018, ha promesso Macron, aggiungendo di non voler rinunciare ad agire, malgrado le voci che conoscete un po' discordanti nel paese. Il presidente francese si è poi rivolto agli europei. Nel 2018 avrò bisogno di voi, lanciando un appello a non cedere né ai nazionalisti né agli scettici. Allora, lei è grande amico, insomma, grande conoscenza del presidente Macron, come sa il senatore Gattolin è un grande radicale, iscritto al Partito Radicale, per cui ovviamente questa emittente guarda sempre con grande attenzione, fiducia e anche speranza a quello che avviene in Francia. Io volevo chiederle questo, le prossime elezioni politiche di cui appunto ha parlato Mattarella, lei sarà ovviamente un candidato iscritto al Partito Radicale che seguiremo con interesse. Maurizio Turco ha più volte ovviamente sottolineato, anche questa mattina qui da Radio Radicale, quanto sia importante questa tensione appunto e attenzione nei confronti dei parlamentari, dei politici che sono impegnati, saranno impegnati in campagna elettorale, che sono iscritti al Partito Radicale. Da questo punto di vista, in qualche modo, in che maniera riuscirà a soddisfare, insomma, la speranza dei radicali? Quale sarà il suo apporto nella prossima campagna elettorale? Ma innanzitutto io spero di essere candidato, nessuno è ancora candidato perché non abbiamo deciso le candidature, ma Spero che tu sia eletto. e poi se fossi candidato, come dice Maurizio, spero di essere eletto. Io ho ascoltato il discorso di Macron, l'ho ascoltato perché l'ho fatto mezz'ora prima del presidente Mattarella e diciamo da iscritto al partito radicale Partito Transnazionale mi sono ritrovato molto. Sono ritrovato molto nel suo impegno europeista, che dobbiamo però concretizzare anche con delle riforme nel senso di un'Europa più democratica e politica. Finora non è stato fatto Perfetto. e questo è fondamentale farlo. Abbiamo parlato con Maurizio Turco delle liste transnazionali, abbiamo parlato di un ruolo più forte del Parlamento europeo. Questo, l'occasione c'è, perché c'è il vertice informale di febbraio in cui parleremo di come affrontare le elezioni europee del 2019, parleremo di liste transnazionali e io mi aspetto da Macron una forte spinta e noi ci saremo ovviamente come governo italiano per andare in quella direzione. Macron verrà in Italia il 10-11 gennaio e con lui discuteremo anche di come preparare questo vertice. Mi impegnerò, e l'ho già detto prima, nella battaglia dello Stato di diritto e dei diritti. Perché io credo che questa sia la battaglia decisiva, viene prima di tutto e viene assieme a quelle battaglie a cui Macron faceva riferimento, quella del lavoro. Anche lui ha fatto una riforma importante del mercato del lavoro, anche lui vuole lavorare su una nuova politica di investimenti per dare una spinta più forte all'economia, e quella del cambiamento climatico, che io considero una sfida di società, sulla quale credo che abbiamo fatto non abbastanza. Credo che c'è qualcosa su cui io credo dobbiamo fare autocritiche in questi anni, è il tema dell'ambiente, del cambiamento climatico. Abbiamo spinto molto per arrivare all'accordo di Parigi, ma in Italia dobbiamo veramente portare avanti le politiche di sviluppo più sostenibile. Poi lavorare per la costruzione sempre di più di una politica transnazionale, perché quando si parla di immigrazione, terrorismo, cambiamento climatico, Stato di diritto, è chiaro che parliamo sempre di più di comunità transnazionali che hanno bisogno di politiche a tutela dei nostri valori fondamentali. Questo è l'impegno che porto avanti. Lo porterò avanti anche se non fossi né candidato né eletto dal Partito Radicale, lo farò ancora più forza se tornerò in Parlamento nel marzo 2018. Intanto, buon anno, buon 2018 a tutti voi e complimenti a Francesco De Leo per le sue belle trasmissioni e a Maurizio Turco per il suo impegno politico che ho sempre stimato.
e sono molto orgoglioso adesso di portarla avanti assieme a lui. Grazie a te e buon anno. Buon anno, in bocca al lupo, sottosegretario, grazie.